L'incontro di oggi ha ad oggetto un profilo che spesso viene trascurato quando si affronta il tema dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, e cioè il profilo che attiene alle vicende successive alla sottoscrizione del contratto e a tutta una serie di evenienze che possono verificarsi dopo il contratto, ma che in molti casi sono condizionate da quello che si è verificato prima del contratto. Ho pensato che fosse opportuno, prima di affrontare i temi specifici che sono oggetto del nostro colloquio, richiamare all'attenzione alcuni profili di ordine generale. Alcuni profili di ordine generale che mi sono sembrati interessanti, non tanto per ragioni culturali o sistematiche, ma perché ci aiutano a capire meglio quali siano i termini del dibattito attuale sull'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, in particolare sui contratti pubblici e ancora di più sull'esecuzione dei contratti pubblici. Che cosa in sostanza è in gioco quando noi affrontiamo dei temi che hanno a che vedere con questi profili? Per chi studia diritto amministrativo, il tema dei contratti pubblici è uno dei temi più interessanti, ma anche in qualche modo uno dei temi più sconcertanti. Perché? Costituisce una parte importante, significativa, del testi di diritto amministrativo. Tradizionalmente nei manuali di diritto amministrativo vi è una parte dedicata all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, alla cosiddetta attività di diritto privato della pubblica amministrazione, ma nello stesso tempo è una parte ben distinta dalla parte che prende in considerazione l'attività tipica dell'amministrazione. L'attività tipica dell'amministrazione è l'attività che viene ricondotta all'esercizio di un potere pubblico. L'attività di diritto privato non è riconducibile direttamente all'esercizio di un potere pubblico. E questa particolarità diventa ancora più importante, è ancora più evidente quando si esaminano le diverse vicende che hanno caratterizzato la ricostruzione dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione nel nostro ordinamento e quando si confrontano queste vicende con quelle di altri ordinamenti. Mi riferisco in particolare ad ordinamenti abbastanza vicini al nostro, ordinamenti di diritto amministrativo, come si dice, ordinamenti di paesi dell'Unione Europea, quindi che affrontano temi simili al nostro e che si confrontano quotidianamente con l'esigenza di un adattamento del loro ordinamento con il diritto comunitario. Per esempio, nell'ordinamento tedesco, l'attività contrattuale dell'amministrazione è stata considerata tradizionalmente un'attività da collocare nel diritto privato. E questa collocazione non ha considerato soltanto la fase costitutiva del rapporto, la fase del contratto, e non soltanto la fase dell'esecuzione del contratto, ma anche la fase di formazione della volontà contrattuale dell'amministrazione e in particolare la fase di individuazione del contraente. L'amministrazione che opera con contratti di diritto privato è soggetta al diritto privato. E il giudice delle controversie non è il giudice amministrativo, ma è tendenzialmente il giudice civile. È evidente come rispetto a questo modello
abbia comportato dei problemi complessi di adattamento la normativa europea, che esigeva invece una tutela costitutiva nei confronti degli atti dell'amministrazione di affidamento del rapporto contrattuale a un soggetto privato. Questa tutela costitutiva richiama inevitabilmente la tutela d'annullamento nei confronti di un atto amministrativo, e quindi propone un orientamento che è tipico del diritto amministrativo più che del diritto privato. Nell'ordinamento francese l'attività di diritto privato della pubblica amministrazione sfocia in modo particolare in quelli che in Francia sono chiamati i contratti amministrativi. I contratti amministrativi sono distinti dalle altre attività di diritto privato della pubblica amministrazione perché la loro disciplina ha un carattere di specialità. La presenza di norme particolari che riguardano anche la fase esecutiva viene considerata come la testimonianza di una ragione pubblica che impone la collocazione nel diritto amministrativo. I contratti amministrativi sono in particolare i contratti d'appalto. I contratti d'appalto sono considerati a pieno titolo contratti che ineriscono al diritto amministrativo sia nella fase costitutiva che in quella di esecuzione. E questa inerenza al diritto amministrativo è sottolineata nell'ordinamento francese dalla circostanza che la tutela giurisdizionale è demandata al giudice amministrativo sia per la fase costitutiva che per la fase di esecuzione. Naturalmente rimangono fermi dei caratteri distintivi rispetto all'attività amministrativa in senso stretto, quella che si realizza attraverso atti amministrativi tipici. E questa differenza è sottolineata sul piano della tutela giurisdizionale dalla distinzione che c'è nella giustizia amministrativa francese fra i ricorsi per l'annullamento degli atti, cosiddetti ricorsi per eccesso di potere, e i ricorsi di piena giurisdizione, che sono i ricorsi demandati al giudice amministrativo che hanno ad oggetto i contratti amministrativi. La distinzione è fondamentale sia per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, sia per quanto riguarda i poteri del giudice amministrativo. Le contestazioni su un rapporto contrattuale rientrano nella piena giurisdizione del giudice amministrativo, e la piena giurisdizione del giudice amministrativo in Francia è quel settore di attività giurisdizionale che si caratterizza per essere l'unico nel quale al centro c'è una situazione giuridica soggettiva, che è di diritto soggettivo. Ecco, l'esperienza francese e l'esperienza tedesca sono dunque esperienze che rappresentano i due modelli ideali di riferimento. L'una in cui è prevalsa la costruzione privatistica, perché non dimentichiamo abbiamo a che fare con contratti che trovano la loro disciplina generale nel diritto privato, e l'altra che invece ha valorizzato l'esperienza pubblicistica. Ed entrambi i modelli in qualche modo hanno dovuto confrontarsi in termini non facili con un ordinamento comunitario che, a garanzia dell'imparzialità e della concorrenza, ha imposto soluzioni precise che incidono sia sulla fase precedente allo svolgimento vero e proprio dell'attività contrattuale, sia sul contratto stesso. E questi problemi sono emersi, come ho accennato, nell'ordinamento tedesco, ma anche nell'ordinamento francese. Per esempio, solo da pochi anni è stato ammesso dal Consiglio di Stato francese la possibilità di una tutela
dell'operatore pretermesso nel caso in cui l'amministrazione abbia deciso di stipulare un contratto d'appalto con un soggetto privato, evitando la procedura di evidenza pubblica. La circostanza che il contratto fosse stato sottoscritto nella giurisprudenza precedente stava a significare che si rientrava ormai in un quadro in cui il rapporto era un rapporto bilaterale fra l'amministrazione e il contraente. E il terzo pretermesso era fuori gioco. E la mancanza di un atto amministrativo, perché era stata omessa la procedura amministrativa, determinava inevitabilmente l'esclusione di un'azione di annullamento nelle forme classiche. Il Consiglio di Stato francese, da pochi anni, proprio sull'influenza dell'ordinamento comunitario, ha ammesso, innovando una tradizione secolare, la possibilità di una impugnazione diretta del contratto da parte del terzo pretermesso. Nel diritto amministrativo italiano il tema ha avuto un'evoluzione particolare, nel senso che, come è noto, si è affermato nel nostro ordinamento il cosiddetto modello bifasico, cioè un modello caratterizzato dall'accostamento di un procedimento amministrativo, quello di selezione del contraente, quello che si conclude con l'individuazione dell'aggiudicatario, e poi successivamente di un contratto che viene imputato nella sua disciplina al diritto privato. L'affermazione del modello bifasico viene in genere riportata al superamento di una concezione precedente, che era in passato fortemente radicata anche nella giurisprudenza, secondo cui tutti gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione prima del contratto sarebbero stati adempimenti di diritto comune, non atti amministrativi in senso tecnico. Adempimenti di diritto comune perché portano alla formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione. La circostanza che questi adempimenti fossero tipizzati dalla legge non era sufficiente ad assegnare ad essi la natura di atti amministrativi, perché per l'assegnazione a un atto dell'amministrazione dei caratteri dell'atto amministrativo sembrava essenziale una caratteristica che mancava invece in questo caso, e questa caratteristica è rappresentata dall'autoritatività. L'amministrazione, quando contratta, non impone, quando sceglie un contraente non toglie e non assegna, ma si limita a valutare, si limita a ponderare, in definitiva opera una valutazione esattamente come l'opera qualsiasi soggetto privato prima della sottoscrizione di un contratto. In questa prospettiva, naturalmente, c'era l'esigenza di confrontarsi con le disposizioni pubblicistiche che regolavano lo svolgimento del procedimento prima del contratto. Ma queste disposizioni erano collocate sul piano della rilevanza interna, un piano che frequentemente viene evocato quando abbiamo il confronto fra il diritto amministrativo e il diritto privato. Sono norme che regolano l'azione amministrativa, ma che non determinano nessun effetto nei confronti dei terzi. E questa classificazione sul piano interno, o questa assegnazione di una rilevanza solo interna, sembrava trovare riscontro nella circostanza che molte delle disposizioni di legge che regolavano il procedimento per la selezione del contraente erano dirette a salvaguardare degli interessi patrimoniali dell'amministrazione e avevano di mira essenzialmente questi interessi, tant'è vero che erano contenute in leggi
che avevano come oggetto principale l'ordine contabile e finanziario dell'amministrazione. Non dimentichiamo che prima degli anni 70 le norme più importanti in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione erano contenute nelle leggi sulla contabilità dello Stato. Il superamento di questo modello fondamentalmente privatistico è uno dei temi su cui si è affaticata maggiormente la dottrina amministrativistica. Essenzialmente a me pare che l'interpretazione più convincente sia stata rappresentata dall'esigenza della tutela di un terzo. La tutela del terzo è il punto debole di qualsiasi ricostruzione meramente privatistica. E la tutela del terzo è stato un elemento importante per il diritto amministrativo italiano e lo è tuttora. In questo senso anche agevolato dalle ambiguità e dalle possibilità particolari di sviluppo che presenta la figura centrale del diritto amministrativo in senso stretto, la figura dell'interesse legittimo. Quindi in realtà non è stata la qualificazione degli atti dell'amministrazione nel procedimento di evidenza pubblica a imporre il modello di tutela, ma è stata l'esigenza di una tutela del terzo che ha portato al giudice amministrativo a una tutela impugnatoria e quindi logicamente alla ricostruzione di quegli atti come atti amministrativi. E questo è testimoniato in modo particolare dalle riflessioni di uno dei maggiori giuristi italiani della seconda metà del Novecento, Massimo Severo Giannini, proprio nella elaborazione di quella categoria a lui dovuta, che poi è entrata nell'uso normale, che è quella del procedimento ad evidenza pubblica. Insomma, è l'utilità della tutela costitutiva che si traduce nella possibilità di una sentenza di annullamento che ha determinato l'ambientazione dell'attività che precede il contratto nel diritto amministrativo. Perché l'annullamento dell'atto amministrativo è cosa ben diversa dall'annullamento di un contratto di diritto privato. A questo punto però è diventato ineludibile un problema di fondo. Il problema di fondo è rappresentato dal collegamento fra la fase procedimentale, ormai ambientata nel diritto amministrativo, e la fase contrattuale. L'adozione del modello bifasico, che è stata sostenuta in particolare da Giannini, procedimento amministrativo prima, contratto poi, in realtà non ha risolto questi problemi. Semmai ne ha sollevati di nuovi, perché nel momento in cui adottiamo il modello bifasico, nel momento in cui cioè ricostruiamo l'attività di diritto privato della pubblica amministrazione come la successione fra un procedimento e un contratto, allora diventa inevitabile chiedersi come procedimento e contratto siano strettamente correlati, come debbano essere correlati, come le vicende del procedimento possano condizionare il contratto. E questo tema ha avuto uno sviluppo particolare proprio nella prospettiva che avevo richiamato prima, che ha condizionato ampiamente le riflessioni della giurisprudenza e della dottrina nel nostro paese, ma che ha rappresentato anche il profilo critico negli sviluppi in Francia, in Germania e in altri paesi europei, e cioè il profilo rappresentato dalla tutela del terzo. Nel confronto con questo profilo, molte tesi che erano state presentate in passato, sono risultate sostanzialmente inadeguate
e si sono infrante di fronte a tutta una serie di considerazioni di fondo. Mi riferisco in particolare a tre delle ricostruzioni più importanti che sono state prospettate dalla giurisprudenza a partire dalla fine del secolo scorso. Prima ricostruzione, una ricostruzione che era prevalente negli anni 90, nel Novecento, subito dopo il pieno riconoscimento della natura pubblicistica del procedimento che precedeva il contratto. E questa ricostruzione assegna al procedimento una valenza duplice. Il procedimento è procedimento in senso stretto, perché se no non sarebbe possibile la sua collocazione nell'ambito amministrativistico, nell'ambito tipicamente amministrativistico, e non sarebbe possibile immaginare una tutela costitutiva contro l'atto conclusivo, ma anche formazione della volontà contrattuale. Quindi è un procedimento a double face che realizza sia le ragioni del diritto pubblico che le ragioni del diritto privato, e che sul piano del diritto privato è il procedimento attraverso il quale si forma la volontà contrattuale dell'amministrazione. A questo punto i vizi del procedimento, se determinano una sentenza di annullamento dell'atto dell'amministrazione, dell'atto di aggiudicazione, possono rilevare rispetto al contratto nei termini di vizi della capacità o, come ha detto una giurisprudenza successiva, più fine, di vizi della legittimazione. L'annullamento dell'aggiudicazione determina una carenza di legittimazione a contrarre. E la legittimazione a contrarre sembrava trovare rilevanza nell'articolo 1425 del Codice Civile sull'annullamento del contratto sottoscritto con una parte incapace. Ecco che il collegamento si realizzava quindi fondamentalmente attraverso una disposizione del Codice Civile. Una disposizione del Codice Civile che quindi sembrava dare rilevanza anche sul piano privatistico a vizi che si erano verificati a monte del contratto, ma che nello stesso tempo risultava assolutamente inadeguata, perché questa ricostruzione finiva col escludere qualsiasi tutela efficace per il terzo. L'annullamento per difetto di capacità previsto dall'articolo 1425 del Codice Civile è un annullamento che può essere richiesto solo dalla parte che è caratterizzata dalla mancanza di capacità o eventualmente dalla carenza di legittimazione. Quindi c'è una legittimazione limitata a proporre l'azione di annullamento. La legittimazione è riservata alla stessa amministrazione, e mai e poi mai l'amministrazione chiederà l'annullamento di un contratto già stipulato. Dunque, dal punto di vista della tutela del terzo, la soluzione è assolutamente impraticabile. Seconda posizione di grande interesse e elaborata in modo particolarmente fine da una dottrina, e mi riferisco in particolare ad alcuni scritti di Guido Greco, e ambientata anch'essa nell'ambito civilistico, ha richiamato gli articoli 23 e 25 del Codice Civile. Gli articoli 23 e 25 del Codice Civile sono articoli di un interesse straordinario per chi studi il diritto amministrativo. Rappresentano quelle disposizioni che riguardano
procedure di formazione della volontà in organismi complessi. Nel caso degli articoli 23 e 25 ci riferiamo alle persone giuridiche private, alle associazioni, ma di analogo interesse per il diritto amministrativo sono le disposizioni sulla formazione delle volontà nelle società, sulle deliberazioni degli organi societari. E gli articoli 23 e 25, soprattutto il 23, prendono in considerazione le vicende che riguardano i vizi nella formazione delle deliberazioni delle persone giuridiche e la loro incidenza sull'attività contrattuale. Che cosa comporta l'annullamento di una deliberazione di un'associazione rispetto al contratto che sia stato nel frattempo stipulato da quell'associazione? È una tematica che presenta vari profili di analogia con la tematica del rapporto fra il procedimento ad evidenza pubblica e il contratto. E la soluzione che è proposta nel Codice Civile, nell'articolo 23, secondo comma, e poi con riferimento all'esito degli atti di controllo, nell'articolo 25, secondo comma, è una soluzione di straordinario interesse. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Quindi l'incidenza sull'attività contrattuale è legata alla buona fede del terzo, alla buona fede del contraente. La buona fede del contraente esige di essere tutelata rispetto ad errori che siano stati commessi dall'altra parte contraente. Riportando alla pubblica amministrazione, possiamo dire che i vizi del procedimento che hanno determinato l'annullamento dell'aggiudicazione non devono pregiudicare i diritti del contraente in buona fede. Se il contraente è in malafede, pensiamo al caso in cui, per esempio, l'aggiudicazione sia viziata perché il privato ha presentato della documentazione falsa o della documentazione che ha dolosamente condotto in errore l'amministrazione, allora nessuna tutela può valere nei suoi confronti e il contratto è destinato a cadere. Ma se il contraente è in buona fede, allora la buona fede giustifica la permanenza del contratto. Questa tesi, che è stata accolta da una parte della giurisprudenza all'inizio del nostro secolo, è una tesi che poi è stata criticata vivacemente proprio perché prevedeva una tutela troppo limitata per il terzo. Per il terzo che contestava la validità dell'aggiudicazione e che vantava un interesse ad essere lui il contraente. La circostanza che il contraente in buona fede venisse comunque tutelato, e la buona fede anche in questo settore si presume, rendeva estremamente difficile o limitava fortemente ad alcuni casi eccezionali la tutela del terzo. Il terzo modello che è stato proposto per risolvere questo problema di rapporti fra il procedimento e il contratto è un modello che ha avuto ampio sviluppo nella giurisprudenza del primo decennio del nostro secolo. E è il modello che era prevalente nella giurisprudenza amministrativa prima del decreto legislativo che nel 2010 ha recepito le direttive comunitarie in materia di ricorsi per gli appalti, e poi il decreto legislativo col codice del processo amministrativo. È il modello in base al quale si riteneva che
la necessità di una tutela del terzo dovesse trovare attuazione nella disciplina contrattuale, quindi ancora una volta la soluzione viene ricercata nel codice civile, ma essenzialmente nelle norme del codice civile in tema di nullità dei contratti. Il riferimento essenziale è quindi all'articolo 1418 del codice civile. Il contratto è nullo quando sia contrario a norme imperative. Le regole che l'amministrazione deve rispettare nella procedura di evidenza pubblica sono regole di diritto pubblico. Queste regole di diritto pubblico venivano lette sul versante contrattuale come norme imperative. Quindi la violazione delle regole sul procedimento di evidenza pubblica che avessero determinato l'annullamento dell'aggiudicazione rilevavano sul piano contrattuale come violazione di norme imperative che avrebbero determinato la nullità del contratto. Una soluzione che quindi sembrava trovare un chiaro collegamento con le norme del codice civile e che nello stesso tempo sembrava risolvere anche il problema della tutela del terzo, perché la nullità del contratto avrebbe comportato necessariamente una nuova attività contrattuale della pubblica amministrazione. Una nuova attività contrattuale, indipendentemente dalla buona o dalla mala fede del terzo, del contraente originario, e indipendentemente da qualsiasi volontà dell'amministrazione di dar corso ad azioni per invalidare il contratto. Ma questa soluzione si è scontrata con una considerazione di fondo che era già stata prospettata dalla migliore dottrina amministrativistica italiana da almeno un cinquantennio, e cioè che le regole di diritto amministrativo non sono classificabili come norme imperative in base al codice civile, che la distinzione fra il diritto amministrativo e il diritto privato impedisce di classificare le regole sull'attività amministrativa tutte come norme imperative. E se non sono norme imperative, cade evidentemente la possibilità di applicare l'articolo 1418. Negli ultimi anni, e cioè in sostanza dal 2010, queste tre posizioni sono state abbandonate. Queste tre posizioni sono state abbandonate in favore di una concezione diversa che è in definitiva tributaria di quello che stabilisce il diritto positivo. La sorte del contratto è definita dagli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo. È lì che bisogna trovare la soluzione dei problemi. È difficilissimo poi dare a queste disposizioni un valore più generale e ricercare una regola che sia all'origine di queste disposizioni. Ce ne accorgiamo tutte le volte in cui cerchiamo di ricostruire, in base al modello bifasico, procedimento e contratto, delle vicende che esorbitano dal tema degli appalti pubblici. Come ci si comporta quando ci sia l'annullamento di un concorso per l'assunzione di pubblici dipendenti rispetto al contratto di lavoro che sia stato sottoscritto dal pubblico dipendente? E la giurisprudenza civile che affronta il tema della validità dei contratti non è molto chiara
sostiene soltanto che una volta che sia intervenuto l'annullamento del concorso, l'amministrazione non è più titolare di poteri di autotutela. Ma stranamente questa giurisprudenza civile, con riferimento alle vicende del contratto di lavoro che sia stato stipulato dopo un concorso, nel caso in cui sia intervenuto l'annullamento del concorso, ammette atti unilaterali dell'amministrazione che dichiarino la nullità del contratto, come se la nullità del contratto richiedesse un atto unilaterale dell'amministrazione. È come se l'amministrazione avesse un ruolo suo particolare, privilegiato, che giustifica il fatto che un suo atto di accertamento della nullità diventi in qualche modo il titolo che regola una situazione giuridica. Oppure ancora, lasciando da parte il tema degli appalti pubblici, viene da pensare a un altro tema importante che riguarda l'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, che è l'attività dell'amministrazione di costituzione di società. Lascerei da parte tutte le vicende successive che riguardano la gestione dell'attività svolta dall'amministrazione come socio di quella società. Ma certamente la fase genetica, quella della costituzione della società, è una fase che conduce a un rapporto di diritto privato, al contratto di società secondo il codice civile. Ma allora che cosa comporta l'annullamento degli atti con cui l'amministrazione, pensiamo al caso di un ente locale, abbia deciso di costituire una società o di aderire a una società? E l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2011, nell'affrontare questo tema, ha dovuto riconoscere che in questo caso non si possono ricavare soluzioni dagli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, e ha escluso la possibilità, per esempio, per il giudice amministrativo di dichiarare la nullità o l'inefficacia del contratto di società, e ha demandato il tutto al giudice civile, in qualche modo sottolineando una sorta di separazione fra le vicende della società una volta che sia stata costituita e le vicende del procedimento che conduce alla costituzione della società. D'altra parte, non dimentichiamo che anche la disciplina sostanziale dei contratti pubblici è una disciplina che è profondamente cambiata. Già nel codice dei contratti del 2006 era previsto con chiarezza che il procedimento si concludesse con un'aggiudicazione che non è l'atto espressione della volontà contrattuale dell'amministrazione. Quindi il presupposto di tanti ragionamenti che erano stati svolti in passato è stato completamente scardinato. E questo lo ricaviamo soprattutto nella norma del codice dei contratti del 2006 riprodotta nel nuovo codice dei contratti, che stabilisce che l'aggiudicazione non comporta un diritto alla sottoscrizione del contratto, disposizione spesso trascurata dalla giurisprudenza, che finisce col considerare questa norma come una norma che non fonda un diritto, ma che fonda comunque un interesse legittimo forte alla stipulazione del contratto. Invece la norma probabilmente voleva distinguere nettamente i due piani e voleva assicurare una certa cesura, insomma. Ci sarebbero tanti altri aspetti da valutare, ma mi sembra importante, tenendo conto che poi il nucleo della conversazione di oggi è legato al profilo dell'esecuzione del contratto, mi sembra importante sottolineare qual è essenzialmente la posta in gioco in questo dibattito. La posta in gioco in questo dibattito è stata evidenziata in modo particolare in alcuni scritti, come al solito esemplari, di Carlo Marzuoli, è rappresentata dalla
concezione che abbiamo dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione. Dire che i vizi del procedimento si rispecchiano sul contratto, condizionano il contratto, magari non in modo diretto, come però ha sostenuto una volta, non molti anni fa, la Corte di Cassazione, ma in modo indiretto attraverso l'annullamento della giudicazione, equivale a dire che la disciplina sostanziale del contratto è condizionata dai vizi dell'atto amministrativo. E questa è un'affermazione forte perché vuole dire che l'attività di diritto privato della pubblica amministrazione ha una disciplina completamente diversa o almeno notevolmente diversa dall'attività di diritto privato di due contraenti privati. Perché, come sottolineava ancora Marzuoli, ciò che caratterizza la natura giuridica di un atto, ciò che determina la classificazione di un atto nel diritto amministrativo o nel diritto privato, è essenzialmente la rilevanza che assumono i vizi di quell'atto. Se si applica una certa disciplina, allora necessariamente la classificazione ne consegue. Se noi riteniamo che l'attività di diritto privato della pubblica amministrazione debba avere uno status che è quello del diritto privato, allora diventa incomprensibile come ci possa essere una tutela costitutiva rispetto al contratto. Ci potrebbe essere tendenzialmente solo un risarcimento. Oggi noi siamo invece tutti convinti che questa tutela costitutiva ci debba essere. Se c'è, allora inevitabilmente la fase relativa alla costituzione del rapporto contrattuale viene attratta al diritto amministrativo. E che cosa rimane al diritto privato? Che cosa deve rimanere al diritto privato? Perché altrimenti rientreremo in una concezione che è simile a quella francese. Sono i contratti amministrativi, non sono i contratti di diritto privato, come nella nostra tradizione. Quello che rimane al diritto privato è l'esecuzione, la disciplina dell'esecuzione del contratto. Sembra essere, diciamo così, guardando all'apparenza di certe affermazioni della giurisprudenza, il settore in cui riemerge in pieno il diritto privato. Il diritto privato nel senso vero, cioè nel senso di garanzia di autonomia delle parti. Ma questa conclusione deve confrontarsi con un dato positivo che sarà quello che esamineremo in modo particolare in questa mattinata, e cioè che anche nella fase dell'esecuzione del contratto pubblico, consideriamo in particolare la disciplina degli appalti pubblici nel codice e soprattutto nel nuovo codice del 2015, anche nell'esecuzione del contratto pubblico l'amministrazione gode di prerogative speciali. Queste prerogative speciali sono ricondotte in modo energico, direi molto netto, così netto da far dubitare della convinzione profonda del giudice che afferma questo principio, sono ricondotte al diritto privato, sono norme speciali comunque del diritto privato. Sono prerogative dell'amministrazione come contraente, non come soggetto pubblico. Anche quando si traducono in atti unilaterali, sono atti unilaterali di diritto privato, non sono provvedimenti amministrativi. La circostanza che il codice dei contratti riconosca sulla base di una tradizione quasi secolare delle prerogative particolari in sede di esecuzione all'amministrazione, pensiamo alla disciplina della risoluzione dei contratti, dimostrerebbe in definitiva soltanto che le esigenze dell'amministrazione sono state incalanate
incanalate nel diritto privato e sono state tradotte in istituti di diritto privato, soggetti al diritto privato. Pensiamo, per esempio, alla disciplina della risoluzione del contratto. Consideriamo il caso più semplice, quello della risoluzione per inadempimento. La risoluzione per inadempimento che è disciplinata nell'articolo 108, terzo e quarto comma del nuovo codice dei contratti, è ricondotta, secondo la giurisprudenza, al diritto privato. È la risoluzione di un contratto, così come prevede il codice civile nel caso di inadempimento contrattuale. Le regole particolari che valgono, in base al codice dei contratti pubblici, sono regole particolari da inquadrare, insomma, nella disciplina degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il fatto che la risoluzione del contratto sia disposta dall'amministrazione anche a tutela di un interesse pubblico, il fatto che ci sia una procedimentalizzazione della risoluzione, pensiamo proprio al caso dell'articolo 103 terzo comma, non toglierebbe nulla. La conseguenza è che la giurisprudenza oggi esclude che la risoluzione in questi casi sia espressione di un potere amministrativo. Non dimentichiamo che ancora non molti anni fa, prima del codice del processo amministrativo, il Consiglio di Stato sosteneva che in sede di ricorso straordinario poteva essere impugnata la risoluzione del contratto disposta unilateralmente dall'amministrazione e potesse essere richiesto una decisione con decreto del Presidente della Repubblica di annullamento della risoluzione e di ricostituzione del rapporto contrattuale. Oggi anche questa giurisprudenza è superata. La conseguenza è che non si ammette una tutela costitutiva rispetto agli atti di risoluzione. Se la risoluzione è disposta dalla pubblica amministrazione in modo indebito o senza rispettare le regole procedimentali stabilite dall'articolo 108 del codice dei contratti pubblici, il rapporto contrattuale cessa comunque. Soltanto la circostanza che siano state violate le norme determina, a carico dell'amministrazione, l'applicazione delle conseguenze patrimoniali più gravose che sono previste dall'articolo 109, primo comma del codice dei contratti pubblici in materia di recesso dell'amministrazione da un contratto pubblico. Ecco, questa concezione che cosa rispecchia? Rispecchia la convinzione che l'esecuzione del contratto sia una sorta di ultima spiaggia del diritto privato in materia di attività di diritto privato dell'amministrazione. La convinzione che ci sia una sorta di barriera dal punto di vista giuridico fra il contratto come titolo, che risente delle vicende del procedimento che sta a monte del contratto, e l'esecuzione del contratto. Ma tutto questo che cosa comporta? Comporta, secondo la giurisprudenza civile, ma l'esempio che ci sarà illustrato dal Presidente Mariuzzo dimostra come anche il Consiglio di Stato sia tributario di questa concezione, dimostra una riaffermazione della tesi per cui certe regole sull'attività amministrativa potrebbero avere solo una rilevanza interna all'amministrazione, priva di effetti sul piano giuridico in termini di condizionamenti di posizioni giuridiche di soggetti esterni all'amministrazione. Ma poi comporta anche una curiosa
conseguenza che è rappresentata dalla traduzione di tutta una serie di elementi tipici del diritto amministrativo in figure del diritto privato. L'interesse pubblico che induce l'amministrazione a risolvere il contratto nel caso di inadempimento diventa il motivo dell'atto unilaterale di risoluzione. Si passa quindi da una categoria pubblicistica a una categoria privatistica. L'atto unilaterale è semplicemente il termine del rapporto privatistico e non è esso stesso atto amministrativo. Tutte queste barriere tra il contratto e l'esecuzione sono sottolineate sul piano della giurisdizione. L'esecuzione è il campo della giurisdizione civile e non della giurisdizione amministrativa. E le conseguenze sono evidentemente l'esigenza di ricercare delle soluzioni da ambientare necessariamente nel diritto privato e di, sul piano della tutela giurisdizionale, di ricostruire delle regole di riparto che, più che essere fondate sulla distinzione fra posizioni giuridiche soggettive, vengono ricondotte a una ripartizione per materia. Se siamo nella fase di esecuzione, il giudice è necessariamente il giudice civile. Non ci chiediamo quali siano le posizioni soggettive in gioco. È un po' la stessa logica che vale al contrario per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Vorrei concludere cercando di mettere in evidenza alcune implicazioni di questa evoluzione e di questa ricostruzione. È evidente che cercare di ragionare su queste cose ha una prospettiva molto concreta. La prospettiva molto concreta è rappresentata dall'esigenza di capire qual è l'affidamento reale che può dare un assetto oggi condiviso dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che in realtà nei suoi punti di partenza risulta perlomeno non ancora tutto chiarito. E l'interesse verso situazioni di questo genere è legato alla convinzione che, in definitiva, tutte le volte che abbiamo una giurisprudenza che riproduce delle formule tralatizie, noi sappiamo, soprattutto se ci dobbiamo poi confrontare col diritto europeo, con i diritti europei, che quella è una giurisprudenza destinata prima o poi a cadere. L'applicazione di questo schema, che riporta l'esecuzione esclusivamente al diritto privato, ha dei costi importanti, perché impone la traduzione in termini di istituti di diritto privato di tutta una serie di esigenze che sono specifiche del diritto amministrativo. Ne cito una e poi veramente chiudo. La vicenda, per certi versi sorprendente, dei patti di legalità. I patti di legalità che sono inseriti nei contratti d'appalto. Patti di legalità che impongono al contraente privato, all'appaltatore, di attenersi a certe regole di correttezza amministrativa che, attenzione, non riguardano solo quell'appalto, ma riguardano in generale il comportamento dell'imprenditore e in molti casi il comportamento del gruppo in cui si inserisce quella società con cui ha contrattato la pubblica amministrazione. Obblighi di correttezza nei confronti dell'amministrazione, doveri aggiuntivi, pensiamo per esempio all'obbligo di denunciare tutti i fatti illeciti di cui quell'impresa possa venire a conoscenza anche per effetto di pressioni, di intimidazioni
da parte di soggetti terzi, eccetera. Ecco, questi patti dovrebbero rispecchiare un'esigenza comune che riguarda il settore degli appalti pubblici. Identificano però degli obblighi di durata. Non sono delle situazioni istantanee che rilevano nel momento dell'aggiudicazione e basta. Sono delle situazioni che esigono dei comportamenti che perdurino per tutta la durata del rapporto. Quindi condizionano anche la fase di esecuzione. Sono introdotti normalmente con clausole contrattuali. Non sono imposte direttamente dalle norme. Sono imposte, ma richiedono la mediazione del contratto. Per esempio, per tutte le grandi opere, il CIPE esige l'inserimento dei patti di legalità nel contratto d'appalto. La dimensione contrattuale che noi spesso traduciamo nel consenso fra le parti, in un consenso che nasce all'esito di una contrattazione, in un consenso che esprime una capacità di disposizione di ciascuna delle parti, qui va vista in una prospettiva diversa. O si aderisce a queste clausole o non si sottoscrive il contratto e non c'è la possibilità di realizzare l'opera con quel contraente. Quando poi si è posto il problema della legittimità dell'inserimento di clausole di questo genere nel contratto, la soluzione che è stata suggerita ed adottata è stata quella di prevedere queste clausole negli atti di gara, in modo che si potesse dire che con la presentazione dell'offerta c'era stata già un'accettazione in partenza. Ma siamo su un piano che è singolare, nel senso che se riportiamo queste clausole agli atti di gara, in qualche modo questo non è più il piano degli elementi del contratto che sono liberamente stabiliti dalle parti, ma ci troviamo ancora una volta rispetto a un riflesso nel procedimento di evidenza pubblica. E poi che cosa comporta la violazione dei patti di legalità? Comporta l'inadempimento contrattuale. Ecco, la traduzione sul piano giuridico della violazione di questi obblighi è una disciplina essenzialmente privatistica, quella della risoluzione del contratto, che poi in alcuni testi contrattuali si parli di recesso o di risoluzioni. Ai miei fini conta poco, se volete poi discuteremo se è un recesso o una risoluzione. Ma ragioniamo sulla base della categoria della risoluzione del contratto. È una sorta di sanzione contrattuale alla violazione di obblighi di ordine generale. Tutte le volte che ho seguito dei contenziosi in materia di inadempimento di patti di legalità, normalmente sono contenziosi che si svolgono davanti a una sezione del Tribunale di Milano come giudice delle imprese, mi sono trovato in difficoltà nello spiegare al giudice civile che la risoluzione del contratto era giustificata anche se mi trovavo di fronte semplicemente a un tentativo di corruzione fatto da un dirigente dell'impresa nei confronti di una pubblica amministrazione. E un fatto di questo genere era rilevante ai fini della risoluzione, anche se non aveva nessuna conseguenza sull'esecuzione materiale delle prestazioni contrattuali. E regolarmente mi sono sentito dire da parte del magistrato: ma mi dica lei, che cosa cambia questa telefonata rispetto all'esecuzione del contratto? E io dicevo: ma c'è un patto di legalità, c'è una clausola contrattuale che prevede la risoluzione,
E il magistrato mi risponde: ma lei sa benissimo, avvocato, che la risoluzione presuppone un inadempimento grave e io la gravità la devo misurare alla luce dell'interesse contrattuale delle parti. Mi dica lei dov'è l'inadempimento grave. E faccio estremamente fatica a spiegare al giudice che cosa è in gioco in questi casi. Faccio molta fatica e regolarmente l'amministrazione è soccombente, con effetti disastrosi sul piano generale, perché l'amministrazione che è costretta a pagare, in questo caso l'impresa, necessariamente recepisce la condanna come una sorta di giudizio negativo sul suo operato e ha semplicemente applicato il patto di legalità. Ecco, questo ci riporta un po' all'esigenza di considerare con molta attenzione la fase di esecuzione del contratto e a considerare in termini critici quella posizione dottrinale e giurisprudenziale che vede l'esecuzione del contratto come il campo libero per il diritto privato, il campo in cui le regole le troviamo tutte nel codice civile e le regole del diritto amministrativo in qualche modo sono considerate delle regole secondarie o delle regole puramente marginali. È una convinzione assolutamente sbagliata, ma molto diffusa. Qualche tempo fa ho letto un libro che è stato scritto da una persona di cui si parla in questi giorni come possibile capo del governo e che era all'epoca commissario per la Spending Review nel nostro paese e conclude il suo libro dicendo: siamo condannati a morire di diritto amministrativo? Io a questo interrogativo vorrei rispondere, ma vogliamo veramente un'amministrazione seria nel nostro paese? Grazie. Thank you.